una sfida tra terzultime. In avvio Torrente sceglie Coda e Gabbionetta in attacco e non Donnarumma ed Eusepi come da previsioni della stampa locale. Evidentemente li ha visti meglio in allenamento ed ha avuto alla fine ragione. 3 sconfitte nelle ultime 4 partite fuori casa per l'Ascoli. Davis Mangia rimodula la squadra cercando di alzare soprattutto una barriera per poi ripartire in contropiede. Questo è il quadro tattico. Arbitra Nasca di Bari. In palio punti pesantissimi nella lotta per uscire dalla palude, soprattutto anche dal punto di vista psicologico. Ma la Salernitana entra in campo convinta e dopo un paio di affondi al 26esimo Pestrin trova con grinta, potenza e precisione le coordinate giuste per il gol del vantaggio dei padroni di casa. Gara in discesa, ma non è facile. L'Ascoli si fa vedere, ma la Salernitana arretra senza arrendersi, senza smarrirsi, senza perdere la giusta concentrazione nervosa, ma l'Ascoli c'è. In controfuga però i padroni di casa provano il raddoppio della tranquillità. Nelle immagini montate da Franco Quisisana passiamo alla ripresa. Salernitana che trova il secondo gol in avvio al 7esimo. Costruisce tutto Gabbionetta che ha classe, fantasia e visione di gioco e confeziona l'azione che mette in condizione Coda, in settimana molto polemica, di trovare tempo e misura per il secondo gol. L'Ascoli non ci sta e Mangia mischia le carte, uomini e modulo, ma Terracciano, portiere granata, conferma i progressi delle ultime partite e difende la sua porta dicendo no ai tentativi dei marchigiani, in qualche caso anche sfortunati. Una prestazione dunque che rilancia la Salernitana e condanna invece un Ascoli formato trasferta che a questo punto definire troppo debole fuori casa è addirittura poco. In festa la curva dello stadio Arechi di Salerno, duello Gabbionetta-Pestrini per i migliori in campo, leggera prevalenza per Gabbionetta, al finale Salernitana batte Ascoli 2-0. Linea allo studio. Il voto di Roberto Rambaudi. Voto 6,5, partita molto tattica, bravo Torrente che da 3 partite ha cambiato modulo perché prendeva tanti gol, ne faceva, ha dato più densità in mezzo al campo, 5-3-2 che interpretano bene. Questo ha trovato, sembra che ha trovato l'equilibrio giusto per una squadra che aveva bisogno di trovarlo.